Buongiorno, sono l'architetto Indira Marafini, mi occupo della professione ormai da più di 20 anni e soprattutto in ambiti differenti perché nel tempo ovviamente si è evoluta anche la mia attività, quindi sia attività di restauro che ristrutturazione appartamenti, riqualificazione degli edifici. Quindi diciamo gli ambiti sono molto complessi anche in virtù del fatto che nel tempo è cambiato il modo di approcciarsi al progetto, quindi mettendo sempre più aspetti complessi nel progetto totale. Le aspettative che mi hanno portato a scegliere dei corsi sono innanzitutto legate a un elemento fondamentale. Io utilizzo questo software ormai dal 96. Però purtroppo, ahimè, sono una di quelle persone che ha acquistato il software ma l'ha poco utilizzato, nel senso che l'ha poco sfruttato. E questo perché un po' perché non c'è il tempo, un po' perché si va avanti, diciamo, a cercare di implementare l'utilizzo e la conoscenza del software un po' rallentando su quello che si usa normalmente. Quindi ho deciso di approcciarmi a questi corsi cercando di potenziare quello che era l'utilizzo del mio software. E quindi cercando appunto dei corsi che mi aiutassero nella mia attività. Quindi prima un corso appunto che ho seguito che era sull'utilizzo del BIM, che è una nuova potenzialità per la nostra professione, anche dal punto di vista normativo, per cui ormai siamo obbligati a approcciarci a questo modo di progettare. E poi per l'interior design, perché mi occupo di ristrutturazione di appartamenti, anche fino ad arrivare alla progettazione dell'oggetto finito. Per quanto riguarda come è organizzato il corso e quindi l'interazione con il docente e con i partecipanti, allora ritengo che sia pensato molto bene. Questo perché forse anche essendo un docente anche io mi metto anche dall'altra parte e mi rendo conto di quanto sia importante l'approccio che il docente ha con noi che partecipiamo. Quindi come partecipante ho trovato questo buon collegamento, cioè una buona interazione che è fondamentale, perché se il docente non interagisce con chi è dall'altra parte non c'è il risultato, non c'è l'apprendimento vero e proprio, cosa che invece io in realtà ho trovato in questi corsi, cioè il fatto di poter seguire il corso da una fase iniziale fino alla fine di un ipotetico progetto, diciamo, che è stato strutturato dal docente. E seguirlo passo passo, quindi anche capire dove possono esserci dei problemi nelle varie fasi che noi seguiamo. Per quanto riguarda invece l'interazione con gli altri partecipanti, ritengo che anche questo sia molto importante perché seguire un corso a sé stante non dà lo stesso risultato di un corso in cui si partecipa in più persone, in più professionisti, perché c'è lo scambio. Ed è uno scambio che è proficuo, perché lo scambio fatto in questo modo permette di aprirsi ognuno nei confronti di quello che sono le problematiche senza avere, diciamo, esitazioni, quindi col mero scopo di apprendere e di fare partecipazione tra tutti coloro che stanno appunto seguendo il corso. Quindi è molto produttivo secondo me come approccio. Per quanto riguarda, diciamo, l'apprendimento, quindi le cose che mi hanno più aiutato nell'apprendimento di questi dei corsi che ho seguito, distinguerei tra i due corsi, perché non perché sia diverso il tipo di apprendimento, ma perché sono diversi corsi, quindi cambia completamente anche la tipologia di obiettivo nel seguire il corso. Cioè, il primo corso è un corso che appunto si occupava di BIM, quindi per me era anche qualcosa di nuovo perché era un aspetto un po' più complesso del software che utilizzavo, ma non sapevo che avesse queste potenzialità. Quindi per me si è aperto un po' un mondo, devo dire. Però molto interessante perché il fatto di avere sempre questa interfaccia con il docente e degli step soprattutto, cioè aver organizzato il corso di formazione a varie fasi, permette in qualche modo di avere pulizia nel corso ed è fondamentale perché quando un corso non è chiaro si inizia, si finisce, ma poi non si sa che strada si è fatta. Invece in questo modo, anche ritornando a ritroso, c'è la possibilità di ripartire da zero e rifare i vari passi, anche per capire se si è perso qualcosa. Quindi questo per me è stata una grande potenzialità come elementi di apprendimento di questo corso. Per quanto riguarda invece il secondo corso, che è il corso di interior design, è altrettanto interessante, soprattutto perché anche in questo caso ti permetteva di mettere completamente in essere tutto un mini progetto, diciamo, e quindi l'apprendimento è stato buono per capire le varie potenzialità che ha il software in questo tipologia di applicazione, che talvolta appunto magari non comprendiamo e non utilizziamo al 100% semplicemente perché non l'abbiamo mai fatto. In generale, diciamo, io sul software in genere, ma sull'utilizzo del software in genere e sulla formazione,
È molto utile, secondo me, un corso improntato in questo modo che permetta di interagire. Io, insomma, conoscendo ormai questo software da parecchio tempo, spesso utilizzo anche l'azione che voi avete di aprire un ticket, no? Ormai si utilizza in tutte le attività e quindi di avere un ritorno anche nelle necessità di problematiche che ci sono. Ed è molto importante il fatto di poter avere questa interfaccia perché pian piano si migliora. Ma anche a creare dei collegamenti. Io ho avuto anche, diciamo, delle conoscenze che sono andate avanti. Quindi, specialmente in un settore che è molto in evoluzione e in un settore in cui spesso non ci si confronta tanto perché tutti corriamo, può essere un punto di approccio anche per creare delle reti, diciamo, di collegamento tra i professionisti. Il discorso è che purtroppo corriamo sempre, ma io penso che anche i corsi fatti bene, non i corsi in genere, perché noi siamo pieni di corsi, che però l'80% non serve a nulla. 20% sono corsi che, se fatti bene e vengono seguiti, danno un risultato.